Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Un vasto incendio boschivo ha interessato la provincia di Arezzo, il Rogo nel comune di Laterina, Pergine Valdarno, in località La Trove, non lontano da Badia Ignano. Sì, un fronte abbastanza esteso, molto stretto, però molto lungo. Diciamo il crinale ha preso qui dalla strada, è rimasto molto limitato come ampiezza, però ha camminato molto in fase di lunghezza. Sarebbe partito dal ciglio della strada l'incendio che nell'Aretino, in località La Trove, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, ha interessato un'area boschiva. Il vento ha alimentato le fiamme che hanno raggiunto questa collina. Siamo al confine con il comune di Civitella in Valdichiana. Che è partito dalla strada è sicuro, che siamo arrivati nell'immediatezza e c'erano già alcuni volontari che avevano cominciato a spengere l'incendio con delle frasche, però è partito dalla strada, sì. Il rogo si è rapidamente ingrandito e la zona impervia non ha permesso alle squadre dei vigili del fuoco di raggiungere da terra il fronte dell'incendio. Sul posto anche squadre di operatori dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, oltre a numerosi volontari dell'antincendio boschivo della Regione Toscana con la racchetta in prima fila. Qui c'è solo un problema, non ci arriviamo, non ci sono strade per arrivare e quindi bisogna per ora rinfilarsi nei mezzi aerei e aspettare che loro completino la loro opera e poi procederemo alla bonifica. Tre gli elicotteri della flotta regionale che hanno operato fin da subito, poi raggiunti da due Canadair. L'unico mezzo in questo momento per poter arrivare sugli incendi sono i mezzi aerei. Noi da terra non riusciamo in nessuna maniera, perché io lo ripeto, zona impervia, molto lunga e non ci sono strade che ci permettono di poter arrivare nell'immediatezza dell'incendio. Un uomo di 73 anni invece è stato ritrovato questo pomeriggio senza vita all'interno della sua auto in un fossato lungo la Libia. All'arrivo dei sanitari era già morto da alcune ore. Un 73enne è stato così ritrovato senza vita in un fossato lungo la strada della Libia nel comune di Anghiari. L'uomo era alla guida della sua station wagon quando, per motivi ancora da accertare, è uscito dalla carreggiata finendo inesorabilmente tra la fitta vegetazione. L'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est con l'ambulanza infermierizzata di Subiano attorno alle 14:10, arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 73enne. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno adesso stabilire l'esatta dinamica del fatale incidente. Un'altra tragedia sempre in provincia di Arezzo. Un uomo di 87 anni è stato ritrovato senza vita attorno alle 15 a Sant'Andrea Pigli in un campo vicino alla chiesa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia di Stato. In Valdarno invece mattinata di incidenti stradali, ad Ambra è stata investita una ragazzina di 13 anni lungo la strada provinciale 540 portata in codice giallo all'ospedale della Gruccia del Valdarno. A Cavriglia invece i sanitari hanno soccorso un ciclista di 65 anni dopo una rovinosa caduta dalla bici. È successo lungo la strada provinciale di Montevarchi e l'uomo è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi. E adesso voltiamo pagina, torna il maltempo in gran parte della Toscana. Scatta infatti per domani venerdì 4 agosto il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su buona parte della provincia. A comunicarlo la Sala Operativa Unificata Regionale di Protezione Civile. I comuni interessati dall'avviso emesso sono quelli di Arezzo, della Valtiberina e della Valdichiana. E adesso torniamo a parlare dell'avvertenza FIMER. Ieri un incontro tra il Fondo Clementi che ha presentato una offerta per l'acquisto e i lavoratori e i sindacati, cauto l'ottimismo da parte di quest'ultimi visto i recenti sviluppi. L'intento è chiarissimo già da un anno e mezzo, è di rilevare la FIMER
e di dare, diciamo, gli strumenti al senso largo, non solamente i soldi, però anche tutti gli accessi a diversi mercati, e speriamo che possiamo andare davanti tutti insieme nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. A suonare i cancelli della FIMER è stato direttamente lui, il massimo rappresentante di Clementi, alla guida della realtà specializzata in ristrutturazioni aziendali. Nello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini era infatti in programma il faccia a faccia tra il fondo inglese, che ha avanzato un'offerta di acquisto, lavoratori e organizzazioni sindacali. La nostra, diciamo, cautela, e abbiamo oggi nelle dichiarazioni, essendoci già passate altre volte, è quella di non avere di qui ai prossimi giorni spiacevoli testimonianze o spiacevoli sorprese che possano, diciamo, far sì che non si concretizzi l'intervento di questo investitore. Clementi è stato abbastanza chiaro, come era stato chiaro a suo tempo Greybull: crede nell'azienda, ha volontà di intervenire, sta predisponendo anche una roadmap fatta di momenti dove verrà presentato il piano, dove verranno immessi i capitali. Il fondo inglese ha annunciato l'impegno di versare i primi 5 milioni entro il 6 agosto, altri 17 poi entro il 21, giorno in cui il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza decisiva per la concessione del concordato 95, infine a conclusione. Siamo disposti a rilasciare garanzie sia per i clienti che per i fornitori, per fare che la Senna riparte oggi sulla produzione, piuttosto che avere tutti di quello che ha bisogno per andare davanti. Abbiamo percepito la volontà da parte di Clementi di dare subito un cambio di passo importante, provando a trattare con i fornitori, e quindi, se, diciamo, la strada è quella giusta, si vedrà nei prossimi giorni, perché se trattando direttamente con gli i fornitori magari arriva più materia prima, noi potremo vedere per esempio le linee, la saturazione delle linee, o comunque un riavvio della produzione con numeri più importanti. Parliamo adesso di due mari. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, acquisito il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via EVAS, ha emesso il provvedimento con il quale, in estrema sintesi, dichiara che il progetto delle due contestate bretelle necessarie per la costruzione del tratto aretino non verrà sottoposta a valutazione di impatto ambientale. Subito dopo la notizia è arrivata la dura presa di posizione dei consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno. Una decisione di questo genere, commentano, dà un taglio netto alle richieste di molti residenti che avevano predisposto circa 900 osservazioni per rendere i tracciati meno impattanti per le frazioni interessate e contemperare quindi un'opera pubblica con le stanze della comunità. Presenteremo, concludono, un atto di indirizzo nel quale chiederemo al Comune di farsi protagonista della vicenda con la presentazione di un ricorso al TAR avverso questo provvedimento. E delle polemiche si sono accese anche per il progetto di revisione PNRR varato dal governo, che preoccupa anche la destra aretina. Ne abbiamo parlato con l'assessore Alessandro Casi. È stata la conferenza delle regioni ad approvare un documento molto critico verso il progetto di revisione del PNRR varato dal governo. La mancanza di certezze sui fondi per finanziare le opere eliminate dal piano europeo mette a rischio gli interventi su tutto il territorio nazionale. Ad Arezzo i progetti sono già nero su bianco. Noi abbiamo stipulato venerdì tutti i contratti, così come era previsto appunto dal bando della rigenerazione urbana, perché è quello che si sta parlando per quanto riguarda Arezzo, e sono più di 15 contratti che sono stati firmati per una cifra di circa 18 milioni di euro. Noi andiamo avanti perché siamo certi che poi il Ministero in qualche modo porterà avanti questi tipi di intervento, anche perché si parla appunto di oltre 190 progetti in tutta Italia, si parla di 360 milioni di intervento solo per quanto riguarda la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile, e soprattutto penso che se oggi abbia in qualche modo informato i comuni che questi progetti forse non faranno più parte del PNRR, sono certo che comunque abbia la linea alternativa, perché in genere così si fa governo. Io credo in questo governo e quindi credo anche che abbia portato avanti una linea alternativa a quella del PNRR. Se questo non accadesse, tutta Italia andrebbe in default, perché Arezzo
comunque ha una struttura tale da poter sopperire a certi tipi di intervento, perché comunque è un comune che ha una forza economica e soprattutto che ha sempre mantenuto, grazie anche al lavoro dell'amministrazione, una solidità nelle proprie economie, nei propri bilanci. Però io vedo comuni di 10.000 abitanti, di 8.000 abitanti che hanno ricevuto finanziamenti per 5-6 milioni e quindi credo che sia più difficile per loro che per noi. Comunque, se questi fondi non arrivassero, il Comune di Arezzo andrebbe avanti? Assolutamente sì, chiaramente a quel punto porteremo avanti un'attività congiunta con il governo, parleremo con il governo così come abbiamo fatto fino ad oggi, perché comunque i rapporti sono proficui. Già io in tempi non sospetti avevo portato avanti i rapporti direttamente con il Ministero, in quel caso era dell'edilizia scolastica, quindi riguardava tutti gli interventi che riguardavano gli immobili scolastici, che appunto mi anticipò che ci sarebbe stata poi questa linea di finanziamento, e la stessa cosa faremo anche qua. Il vice sindaco di Arezzo invece torna ad intervenire in merito agli interventi sul San Donato. Al di là delle parti politiche, i rapporti personali e la lealtà istituzionale mi mettono tranquilla e sono fiduciosa che le rassicurazioni ricevute siano un buon punto di partenza, commenta Lucia Tanti. Detto questo, ma solo titolo di chiarezza per i cittadini, le risorse aggiuntive che spettano al San Donato non sono risorse PNRR, così come non lo sono quelle per Via Guadagnoli e per l'Hospice. Ed ancora sanità, una nuova vasca nativa infatti attiva da oggi all'ospedale Santa Maria alla Gruccia, un investimento che conferma l'attenzione dell'azienda sanitaria verso il blocco parto del presidio valdarnese. La vasca da travaglio e parto è a disposizione delle donne che sceglieranno questo presidio per portare a termine la gravidanza. È studiata appositamente per impieghi in ambito ostetrico-ginecologici nelle varie fasi del travaglio e del parto, anche per favorire il rilassamento. E dal Valdarno alla Val Tiberina, che si candida capitale italiana della cultura. Nella sala del Consiglio Comunale di Città di Castello infatti si è svolto il primo incontro con la sponda umbra dell'Alto Tevere a seguito dell'ufficializzazione della Val Tiberina capitale italiana della cultura per il 2026. Un progetto molto ambizioso, già formalizzato dall'Unione dei Comuni della Val Tiberina, con l'obiettivo di coinvolgere in maniera unitaria l'intera valle, alta valle della Tevere, quindi sia umbra che toscana. E il 7 agosto invece in città ad Arezzo si festeggia il santo patrono San Donato. Rituali religiosi ed eventi tradizionali si susseguiranno come da tradizione sin dalla vigilia, dunque domenica 6 agosto, con la cerimonia di offerta del cero in programma alle 21.15, poi tante iniziative collaterali e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico a partire dalle 23. L'offerta del cero a San Donato si svolgerà come ogni anno alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, dell'Associazione Segnarezzi, del gruppo musici della Giostra, della magistratura, del sindaco e di tutti i gruppi storici della provincia di Arezzo. E adesso andiamo a Lucignano, dove ieri sera è arrivata come ospite l'Orchestra dei Giovani Europei. Un concerto diffuso in uno dei borghi più belli d'Italia, Lucignano. Siamo nella Val di Chiana Aretina, qui appunto il concerto dell'Orchestra dei Giovani Europei. La European Spirit of Youth Orchestra è la prova più esemplare che il sogno europeo è possibile. 70 giovani musicisti tra i 12 e i 19 anni, selezionati ogni anno in 18 paesi europei, si incontrano per diventare orchestra solo per un anno. Questa orchestra ha anche questa particolarità che si rifonda ogni anno completamente. Ci sarà anche un altro incontro invernale che si concluderà con un concerto a Trieste.
per celebrare il 30° compleanno dell'orchestra, ma dove avete già capito che il più giovane ne ha 12 e il più vecchio 19, pertanto sono molto più giovani dell'orchestra stessa. Un progetto che ha visto crescere musicalmente e umanamente oltre 2500 giovani di talento, nella sua storia ha formato importanti musicisti. Dopo 30 anni possiamo annoverare due spalle del Teatro della Scala, il primo violino del London Symphony Orchestra, il trombonista dei Berliner Philharmoniker e tanti altri. Pertanto sono ragazzi che grazie a questa esperienza hanno capito qual è la loro, diciamo, via da percorrere e hanno continuato. Oggi, dopo 30 anni, alcuni di loro tornano già come docenti dei loro colleghi più giovani, delle generazioni, insomma, l'ultima di quest'anno. Adesso una storia a quattro zampe che arriva da via Mino da Poppi, quella di una gattina di quartiere che rischia lo sfratto. Topolina è una gatta che ormai da 12 anni vive in questo angolo di via Mino da Poppi, una gatta randagia alla quale però non è mai mancato nulla. A prendersi cura di lei ormai da anni Cristina, che ogni giorno le porta acqua, cibo e ovviamente una buona dose di coccole. È nata qui, vive qui, io sono 10 anni che la accudisco, tutte le sere vengo a portargli croccantini e acqua fresca. Alcuni giorni fa però le ciotole della gatta, che si trovano nei pressi di una casa abbandonata, sono state buttate via e sono stati affissi i cartelli di proprietà privata. Ovviamente sono rimasta malissimo perché è un gesto bruttissimo, spostale da un'altra parte ma non me le buttare via. La cosa ancora più sconcertante è questa, il cartello proprietà privata. Ora ripeto, io sono tanti anni che vengo qui, sono 10 anni, non è mai successo niente. Io mi posso anche scusare con la proprietaria per questa cosa, ma non credo che una ciotola di acqua o di croccantini dia problemi, anche perché non è una casa abitata, non c'è mai nessuno. Per cui non credo che dia noia. Della vicenda si è già interessata l'assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanna Carlettini. E ieri mattina sono stata contattata dall'OIPA. Sono venute a fare il sopralluogo ieri pomeriggio e mi hanno detto che le ciotole lì possono stare perché comunque non sono un degrado urbano. Impensabile per la gatta di quartiere uno spostamento. Non puoi spostare un gatto che sono 12 anni che vive così in libertà. Non la puoi mettere in un recinto con altri gatti perché lei non socializza con nessuno. Poco anche con le persone perché io ci ho messo un anno a carezzarla. Ora ho piena fiducia di lei, cioè lei ha piena fiducia su di me. Però non la puoi spostare perché io penso che starà male. Apriamo la pagina dello sport, calcio, l'Arezzo segna 3 reti alla Figline davanti a circa 400 spettatori in un amichevole precampionato. Le reti sono state messe a segno dal capitano Settembrini, da Guccione e da Gaddini. Sentiamo adesso le parole di Mattia Iori al termine del match. Ma sicuramente è stata una partita pesante perché arrivavamo da 4 giorni di doppi e quindi si sentivano le gambe un po' dure, però secondo me abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo tenuto il pallino del gioco e sono riuscito anche ad esprimermi bene dialogando per la prima volta con Samu, il terzino, e quindi sono contento, dai. Ma sappiamo che i campionati sono slittati, quindi si inizierà praticamente per i primi di settembre, quindi ci sono dei carichi molto alti in questo periodo, quindi stiamo lavorando. Sicuramente non siamo al 100%, però se dobbiamo dare una percentuale saremo al 50%, dai. Ma molto buono. Sappiamo che c'era una vecchia guardia che è rimasta l'anno scorso, che ha aiutato noi nuovi a inserirsi molto facilmente, quindi andando avanti con gli allenamenti, con le partite, si trova sempre più il feeling, quindi buono, dai. Ma io mi trovo meglio come inizio primo tempo col piede invertito e anche credo il gioco del mister sia, diciamo, ai massimi dell'espressione con tutti e due gli esterni d'attacco col piede invertito, però è giusto sperimentare, è giusto provare, siamo in una fase in cui bisogna provare tutto perché poi dopo
in campionato potranno servire queste soluzioni. Ma è giusto, quando, soprattutto nei campionati, quando ci sarà da difendere ad oltranza, perché non sempre avremo il pallino noi del gioco, ci sarà da difendere in 10 sotto la palla, 11 contando il portiere, quindi è giusto iniziare a far fatica in questo momento e a mettere anche i chilometri all'indietro rispetto che avanti. Ma bisogna lavorare sodo, cercare di arrivare ad avere un'amalgama perfetta, avere una sintonia di gioco, soprattutto con le idee del mister, perfetta tra di noi, e poi dopo ci dovremo divertire. Se ci divertiamo, secondo me potremmo essere la mina vagante. Passiamo al calcio femminile, un nuovo arrivo per le Amaranto. Si tratta di Allegra Bartolini, centrocampista classe 2004, cresciuta calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina. E questa mattina invece al Museo Amaranto la presentazione del nuovo allenatore Mike, alla presenza del presidente Massimo Anselmi e del capitano della squadra Costanza Razzolini. Volevo considerare l'Italia come un'esperienza per allenare, quindi vedevo anche il livello, le società, la Serie A, la Serie B, vedevo le squadre, le giocatrici, avevo questo interesse in mente, però sì, volevo allenare in Italia. Sì. Mi è piaciuto i campionati italiani perché mi sono piaciuti, perché c'è più tattica qui, forse rispetto di qualche altri paesi, che danno più importanza a altre cose, alla fisicità, quindi questa parte anche mi è piaciuta molto, è interessante per me. Siamo, come ha detto il presidente, stiamo facendo un progetto che è già cominciato da anni, quindi ha avuto un grande successo. E poi noi, ora, lo staff, le giocatrici, la società, siamo nella seconda parte di questo progetto, che è anche interessante. Quindi siamo sempre in crescita. Una conferma per l'Ame Scuola Basket BC Servizi, che comunica con soddisfazione il rinnovo del prestito di Fabrizio Terrosi, che giocherà per un altro anno con la casacca Amaranto grazie alla collaborazione con la Sinalonga Basket. Terrosi, con la sua energia e determinazione, è stata una delle note più positive della scorsa stagione. Anche per il prossimo campionato vestirà la maglia numero 53. E dopo il forzato stop dovuto alla pandemia, invece torna quest'anno la corsa non competitiva 6 alle 6 colazione da Leone, 6 km di percorso cittadino con ritrovo alle 5.45 in via Niccolo Aretino. Il ricavato dell'iniziativa, come ogni anno, sarà destinato al servizio Scudo del Calcit. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.